Il 50% dei cittadini serviti dal porta a porta e la raccolta differenziata pari al 36% sono i numeri del bilancio di sostenibilità SIA riferiti all'anno 2019 presentati questa mattina nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, dati che vanno letti anche alla luce, come sottolineato dall'azienda di igiene urbana, delle difficoltà di smaltimento causate dal fermo programmato per manutenzione del termovalorizzatore di Acerra. Nonostante comunque l'emergenza Covid e la crisi impiantistica, la percentuale di raccolta differenziata in città ad aprile 2021 è al 38%. È del 2019, andava approvato nel 2020, o meglio comunicato nel 2020 quando l'abbiamo approvato, però sapete che nel 2020 è cambiata l'esistenza del paese e quindi abbiamo pensato comunque di presentarlo alla città perché è davvero un documento utile. Uno strumento utile, legge i rifiuti, legge la raccolta, legge la differenziata, legge i lavoratori, i servizi, la restituzione in termini anche di ricchezza e di lavoro. Tra i risultati registrati il contributo di ASIA alla riuscita delle Universiadi nel luglio 2019 attraverso serrate attività di pulizia presso tutti i palazzetti sportivi e della raccolta differenziata durante gli eventi e l'avvio di un progetto di recupero dei farmaci non scaduti che ha coinvolto 10 farmacie cittadine. Azienda ereditata sull'orlo dell'abisso, più di uno che voleva spingerci alla messa in liquidazione. Invece noi abbiamo messo in sicurezza l'azienda sta preparando il concorso, l'azienda pubblica, un'azienda che ha portato tra mille difficoltà dovute anche al predissesso del Comune di Napoli, la raccolta differenziata praticamente intorno al 40%, partendo da circa il 15%, un'azienda che in questo momento sta dimostrando al paese, dove ci sono crisi dei rifiuti gravissimi come la Calabria e Roma, che pubblico può essere la via d'uscita in una giusta collaborazione con i privati, perché quando però c'è una strategia pubblica forte, una visione efficace, come abbiamo dimostrato in questi anni. Le 10 isole ecologiche, una in ogni municipalità, il lavoro che è stato fatto con il porta a porta e con l'umido, che comunque arriva a circa la metà della popolazione. Certo, bisogna fare ancora tanto, ma gli uomini sono pochi, ecco perché siamo riusciti alla fine della nostra sindacatura anche a mettere in condizione l'azienda di fare un concorso, un bilancio di sostenibilità, come avete potuto notare, di un'azienda solida, che non è in crisi. Napoli rimane l'unica città d'Italia che non ha privatizzato i servizi di rilevanza pubblica in cui ci sono interessi collettivi in gioco, quindi dobbiamo essere sempre squadra, non è che siamo contenti al 100% come cittadini e come amministratori, però i nostri concittadini devono sapere da dove siamo partiti, in che condizioni economiche stavamo, come non siamo stati aiutati dai governi nazionali in particolare su questo tema, e quindi oggi stiamo qui a raccontare una bella pagina su cui si può solamente poi migliorare per il futuro.